Ciao a tutti, bentornati sul canale. Io come sempre sono Pasquale, questo è Risparmio. Oggi il consueto appuntamento mensile con un aggiornamento sui miei investimenti che andremo a vedere subitissimo. Solo due precisazioni che devo fare prima di iniziare il video è che sto registrando l'aggiornamento del video sugli investimenti d'agosto il 29 di agosto, per cui ancora il mese non è concluso perché si andrebbe a concludere con lunedì 31, ma non avrei modo di fare il video per motivi miei subito dopo e allora pur perdendomi un giorno di contrattazioni ho preferito fare questo video adesso. Poi comunque il giorno del 31 agosto andrà a finire poi in quello che è il resoconto di settembre. Per cui questa era la prima precisazione. La seconda precisazione è che quando poi andremo a vedere il portafoglio di Trade 212 andrò un po' più a specificare, non tutto quello che in questo momento è il portafoglio, anche se io, come ben sai, sono un investitore prevalentemente a lungo termine con i miei investimenti, comunque sarà un po' particolare quel portafoglio, per cui prima di andare a trovarti con quel grafico a torta, volevo anticipare la cosa, che se no ti prendi un colpo secco, poi magari mi dici che è colpa mia se hai avuto un infarto. Scherzo, ciao, io sono Pasquale e questo è il Risparmio, il mio progetto nel quale cerco di raggiungere la mia indipendenza finanziaria, che voglio raggiungere al massimo ai 55 anni, per stare più tempo con la mia famiglia e questo è il mio usuale resoconto mensile in cui ti vado a parlare di come sono andati i miei investimenti nell'arco del mese passato, in questo caso di agosto 2020. Come sempre ricordo che se lasci un pollice in su in questo video, se i contenuti ti piacciono, aiuti l'algoritmo di YouTube a capire che io ci sono e magari a farmi un po' crescere. Inoltre, come sempre, ti volevo ricordare che i contenuti che vado a menzionare qui non sono assolutamente consigli di investimento perché io appunto non sono un consulente finanziario, vado solo a condividere le mie esperienze. Bene, adesso andiamo subito al computer, andiamo a registrare anche lo schermo. E ovviamente dovrai vederti il mio faccione brutto e quello che è in un angolo dello schermo. Per cui andiamo subito al PC. Bene, eccoci qui sul resoconto generale di quello che è il mio portafoglio totale, diciamo il totale dei miei asset. Co come possiamo vedere dal grafico a torta, ma anzi, andiamo prima a vedere i numeri. Il mio attuale totale di asset è 9.419,19 euro, aggiornato ovviamente al giorno 29 di agosto 2020. Questo perché, ovviamente, come dicevo prima, il 31 agosto, per motivi personali non lo posso andare a considerare, per cui vado a fare questo video nel fine settimana precedente. Come possiamo vedere, è aumentato la quantità del fondo di emergenza, per cui della mia liquidità, che è del 49% totale di tutto il mio patrimonio. Il patrimonio investito in criptali è aumentato leggermente, siamo andati a finire intorno al 4%, eravamo intorno al 2,5-3, se non sbaglio, il mese scorso. Il Toro è andato a crescere fino al 32%, mentre Trading 212 fino al 15%. Se andiamo a vedere invece le somme che sono investite, abbiamo circa 1415 euro abbondanti, se così si può dire, su Trading 212, 3056 euro investiti su i Toro, 341 euro circa su Cryptalia e infine la liquidità totale sul conto di emergenza che è di circa 4570 euro. Euris. Bene, come si può vedere, come dicevo sempre, la maggior parte della mia dei miei asset sono liquidi, sia per motivi di emergenza, appunto, noi non si sa quando, se rientreremo in Italia, ci servono dei soldi disponibili, e poi anche perché se si verificassero delle occasioni particolari di acquisto nel mercato azionario o altri progetti in cui voglio andare a mettere qualche soldino, comunque avrei la liquidità, disponibile. Andiamo a vedere adesso Cryptalia che è cresciuto e in realtà non dovrebbe essere cresciuto perché, come ben sai, non ci sono stati progetti nuovi. Ho aggiornato qui il grafico a torta perché il mese scorso non erano ancora alcuni progetti disponibili in questo grafico, ma quello che è andato a aumentare è il progetto BioJest. Perché è andato a aumentare? Perché praticamente ho disinvestito i 50 euro che avevo investito originariamente, credo fossero 50. E poi ne ho aggiunti ulteriori, per cui sono andato a investire 101 euro. Praticamente ho investito 100 euro più 1,30 euro che erano di un precedente investimento, sempre su Capitalia, dei quali avevo ricevuto degli interessi.
Poiché ho detto, un euro non mi ci pago in Irlanda neanche mezzo caffè espresso, lo utilizzo per reinvestirlo. E così ho fatto. Per cui abbiamo in Villa Govot il 15%, bonus 3%, cioè sono quello che ho guadagnato grazie a voi che vi siete iscritti, Nannini 15%, Giuberossi 14%, Ison il 23% e Biogest o Biogest il 30%. Adesso volevo anche andare a fare vedere il mio portafoglio eToro, che è leggermente variato rispetto al mese scorso e adesso andiamo a vedere anche perché. Come sempre abbiamo il VTI, il Vanguard Total Stock Market, che è arrivato a un 22,15%, il TLT, che sarebbe il Treasury a Long Term americani a 20 anni e più, che è un 6,82%, l'ETF sul momentum americano, che è al 13,01%, Microsoft, che è salita al 20,9%. Poi abbiamo il Gold, il GLD, l'SPDR Gold, l'ETF che segue appunto l'oro, al 2,29%. Il 22,61% di liquidità, cioè di soldi che non sto utilizzando. E poi ci sono queste due posizioni che sono aumentate. Il TQQQ che è al 5,81%. E poi ho anche preso alcune posizioni di Apple, 6,41%. Questa posizione l'ho presa a livello di trading a medio termine, medio, diciamo più breve medio, perché l'avevo presa nel momento in cui è stato annunciato lo stock split, per cui effettivamente il titolo mi sta crescendo. Poi penso di venderlo più o meno fra la prima di settembre, massimo la seconda di settembre, per cui liberare altra liquidità per andare a continuare il mio piano di accumulo sugli altri ETF. Non so se andrò a comprare quote di TQQQ perché essendo un asset molto volatile, comunque potrebbe impattare il mio portafoglio. È vero che l'ho fatto crescere tantissimo questo mese, lo andiamo subito a vedere sulla piattaforma eToro, però è anche vero che l'obiettivo di questo portafoglio è crescere mantenendo la volatilità bassa, anche perché chi mi copia, che tra l'altro sono aumentati e vi ringrazio, siete in 6 adesso che mi copiano e che credono in questo portafoglio. Comunque, come sempre dico che devo salvaguardare la mia liquidità, ma anche salvaguardare la liquidità di chi mi va a copiare e che mi copia appunto per la mia strategia, che è quella di una bassa volatilità, un basso rischio, col più alto rendimento possibile, che io vorrei che fosse fra il 12 e il 15% anno. Se andiamo a vedere le somme, te le mostro subito, andiamo a vedere che i 70 dollari sono sì su GLD, quasi 677 sono di VTI, poi abbiamo 208 dollari di TLT, 397 dollari di momentum, Microsoft sono quasi a 640 dollari, sono 638 abbondanti, TQQQ 177 dollari, Apple 195 dollari e la liquidità disponibile sul mio portafoglio adesso di 691 dollari. Adesso andiamo a vedere anche il portafoglio di eToro che è qui e come si può vedere il TQQQ mi ha dato delle grandi soddisfazioni perché in questo momento con le due quote comprate, credo a inizio agosto, entrambe, sì, il 7 e l'11, mi ha già fatto quasi un 27% di rendimento, che è tantissimo, è tantissimo. VTI siamo a 25,63% di rendimento, Microsoft 18,28%, e comunque si può vedere anche il momentum sta andando benissimo, quasi il 17% di rendimento. Il Gold ha fatto questa sparata, arrivato a livelli storici massimi, adesso ha rintracciato un po', però comunque mi ha dato un 16,71%, una posizione piccolissima. Poi abbiamo Apple che mi ha dato quasi 9%, il TLT un 4% e ho anche inserito questa posizione di Facebook recentemente, che è un trade di brevissimo termine, per cui non l'ho inserito nel mio portafoglio. E comunque sta qui, ma sparirà a breve, già da lunedì e martedì non ci sarà più, per dei motivi miei che non vi vado a rivelare. Bene, come dicevo, anche se hai copiatori in questo momento, per cui grazie a queste 6 persone che mi stanno copiando, che credono in me e credono in questo progetto, la liquidità attuale, come dicevo prima, è di 691 dollari su un totale di patrimonio investito in eToro di 3.616 dollari. Tra l'altro, oltre ai 6 copiatori che ho, è anche bellissimo vedere che questo mese è stato il mese migliore da quando ho ricominciato a investire su eToro, un più 5,54%, ma anche in questo caso, pur avendo fatto le mie opportune considerazioni, è da notare che i mercati stanno salendo in maniera esponenziale, quasi al di fuori di ogni norma. Per cui credo che un po' tutti quelli che stanno facendo buy and hold in questo mese di agosto sono andati a migliorare.
però questo è un altro discorso. Comunque sono molto contento, il mio obiettivo a fine anno era fra il 12 e il 15% su 12 mesi, sono al 12,75% e ne mancano ancora 4 di mesi, cercherò di portare avanti questo rendimento, cercando di portarlo a questo punto al 15%, ma se dovessi riuscirci, con le opportune cautele, portarlo a qualcosina in più, che male non fa, non viene mal di pancia se va al 20% in più quest'anno, eh? Adesso ritorniamo sul file Excel e andiamo a parlare del mio portafoglio di Trading 212, che come puoi vedere sembra quello di Andy Gish, come si chiama? Andy Gick, quello youtuber americano di origine russa che investe solo in dividendi e che ha tipo, non so, 40, 50, 60 aziende diverse in portafoglio. Allora, molte di queste posizioni spariranno nel breve periodo, entro la fine dell'anno. Altre rimarranno a lungo termine e saranno come DCA, quindi come piano di accumulo. Altre invece sto valutando fino a quando tenerle, se nel breve o nel medio o nel lungo termine. So già quali sono le mie strategie in realtà, però uno non voglio spoilerare perché sennò dov'è il gusto? E due, comunque sto valutando anche delle altre situazioni, degli altri fattori per andare a vedere se le mie strategie sono anche confermate da alcuni indicatori che sto utilizzando appunto per valutare i miei portafogli. Tra l'altro ho aperto tante opzioni anche perché, poi andiamo sulla piattaforma di Trading 212, ti voglio far vedere, sto provando la versione beta appunto dell'auto-invest con i grafici a torta che permettono appunto di fare l'auto-investimento con della possibilità di autobilanciamento in base agli obiettivi, e per cui tutte queste aziende poi non sono presenti nel mio portafoglio totale, ma sono poi divise in micro portafogli che ti vado a mostrare a breve. Come vedi è un patrimonio totale piccolo, 1451 euro, diversificato con posizioni che vanno da un massimo del 7-8% fino a un minimo anche di un 1%. E ci sono aziende per lo più tecnologiche, ma ho inserito anche aziende diverse, come ad esempio Target, come Fiverr, come Celsius che era già presente il mese scorso. Ho aggiunto anche un ETF sul Nasdaq, che è l'EQQQ, che come si può vedere qui è un 1%. Anche questo lo inserirò nel mio progetto di ETF da DCA, o piano di accumulo. Infatti quelli che sono più presenti sono proprio gli ETF in questo momento. Ma come dicevo prima, ho inserito anche delle azioni che non c'entrano niente col tecnologico, tipo Walmart, tipo Adyen, che è un'azienda per il quale uscirà anche un video successivamente, un video analisi. Io l'analisi l'ho fatta per Investirci, ma ovviamente vorrei portarla anche a chi mi segue. Per cui andiamo a vedere su Trading 212 questo beneamato portafoglio. Allora, prima di tutto volevo farti vedere i diversi tipologie di portafoglio a torta che ho creato, che non si possono vedere qui dal desktop perché, come ti ho detto anche nella recensione del Trading Beta, si possono vedere solo da telefonino, però nel momento in cui la versione beta sarà implementata in reale si potrà cliccare. Ma volevo farti vedere semplicemente come questi portafogli stiano performando, col tecnologico che mi dà un 2,68%, i REITs un 0,34%, il mio portafoglio ETF un 7,73%, il portafoglio di consumer, per cui tutte quelle aziende che non sono legate, che sono legate al consumer staple oppure ai beni non ciclici, il 5,61%. Poi abbiamo un portafoglio Cina che mi sta dando il 5%, e poi tutte le altre aziende che non sono così identificabili con una cosa specifica, l'1,31%. In realtà sono identificabili, ma sono poche posizioni, piccolissime, e a me serviva semplicemente diversificare per me. Poi quando questa versione non sarà più beta, ma sarà appunto una versione reale, diversificherò in maniera diversa e, come dicevo prima, molte aziende comunque andranno a sparire. Andiamo a vedere invece i rendimenti. Sono ordinati per rendimento dal più alto al più basso. Celsius mi sta dando il 33% da quando ho cominciato, una posizione piccolissima perché è molto rischiosa, e ti dico che settimana scorsa era al più 72%, per cui per farti vedere quant'è la volatilità. Poi l'iShares Global Energy mi sta dando delle belle soddisfazioni, in realtà non ci credevo tantissimo all'inizio perché e la clean energy è vero che è un po' il business del futuro, ma molte persone al momento non la vedono molto bene, un 13,75%. Huya, che ho comprato da poco, ci ho fatto anche un video in proposito, mi sta dando un 12%. Poi abbiamo l'ETF sul gaming e dell'eSport, un 9%. Anche questo qui
avevo qualche dubbio, però l'ETF sui veicoli elettrici, il Driving Technology, mi sta dando un 9%, e il Momentum un 7%. Poi le aziende che ho inserito da poco, come Walmart, AMD, Salesforce, mi stanno dando anche delle belle soddisfazioni, come si vede un 6%, un 5%. L'ETF sull'All World mi sta dando 4,81%, per cui quasi tutte sono in verde. Le uniche in rosso sono Alibaba, Siemens, Logitech, poi abbiamo JD che ho comprato da poco, ma JD è ai massimi e comunque, come dicevo, alcuni sono esperimenti. L'ETF, l'MPW, che tra l'altro sta in una delle due posizioni sulla grafica torta della versione beta, insieme all'IIPR, che tra l'altro è questo qui, Innovative Industrial Properties, che mi sta dando un 1,27%. E poi Fiverr, che ho comprato anche qui sui massimi quasi a 4,75% in meno. Comunque il portafoglio, purtroppo il rendimento totale dalla versione desktop non si può vedere, ma al momento il portafoglio mi sta dando un più 5,67% totale di rendimento, che praticamente l'ho creato all'ultima settimana di luglio, per cui un mese e una settimana è un ottimo rendimento. Ci saranno delle modifiche e a settembre poi si comincerà a vedere il portafoglio più o meno generico. Questo portafoglio non avrà più di 20 o 25 posizioni comunque, a prescindere, mentre quello di Toro non ne avrà più di 10-12. Questo volevo puntualizzarlo. E diciamo che questo è un po' il resoconto dei miei portafogli questo mese. Bene, eccoci arrivati anche alla fine di questo video, di questo resoconto dei miei investimenti di agosto, che sono andati dal mio punto di vista bene, sono molto soddisfatto. Fra i Toro e i trading 212, diciamo che ho avuto una media di un più 5,50% questo mese, che male non è. Cryptalia, ovviamente, ancora una posizione piccola, i rendimenti non li tengo neanche in considerazione, non avrebbe senso. Quando poi comincerò ad aumentare le quote e porterò intorno al 5-8% del portafoglio totale, così come avevo detto in passato, è il mio obiettivo, potrò magari anche inserire quei rendimenti. Spero che questo contenuto e questo aggiornamento sia stato di tuo gradimento. Se così fosse stato, ti prego di lasciare un pollice in su, anche due se ci riesci, perché mi aiuta a crescere sul canale. Se sei nuovo invece, qual è migliore occasione per iscriversi al canale e cliccare la campanella delle notifiche per non perdersi nessun video successivo? Anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Domenica, tra l'altro, il prossimo video con l'intervista ad Enrico Barbares su un argomento molto interessante. Biden, Trump e la loro influenza delle elezioni sui mercati azionari americani e a questo punto mondiali. Ciao!